Questa è la decima video intervista, quella che mancava nella video intervista, nel video della video intervista del 19-12-2022, del corso di Guida Vai con Sicurezza del 19 dicembre. Sono riuscito ad intervistare Matteo e per metterlo in difficoltà l'ho intervistato durante una guida. Guarda il video. Allora, lui è Matteo. Matteo è la video intervista che mancava nell'ultimo corso e quindi abbiamo deciso, no, abbiamo, ho deciso di farla oggi e giusto per metterlo in difficoltà lo faccio in guida. Ok. Allora Matteo, tu hai fatto da me la patente AM, la A1. patente A1 e la patente B. Sì. Ok, ti saresti mai aspettato di fare un corso di guida sicura completamente gratuito? No. No. Ed è stata un'esperienza molto interessante. Ottimo, ma ovviamente tu non avevi ancora la patente, giusto? No, avevo il foglio No, co rosa. come tuttora, perché tra poco l'esame, non diciamo quando, Non però diciamo per quando. scaramanzia. Ok. Ok. Come ti è sembrato il corso? Allora, il corso sicuramente, vabbè, c'erano dei professionisti che hanno spiegato bene cosa bisogna fare in caso di possibili situazioni in strada, quindi completamente di tutti, cioè cose che possono succedere tutti i giorni. È stato utilissimo e secondo me dovrebbe farlo chiunque perché è molto utile. Soprattutto anche per chi crede di avere molta esperienza, ma in realtà magari non sa come gestire certi tipi di situazioni, Cacchio, potrebbe ma mi ha bruciato tutte le domande perché già le sapeva, le ha viste tutte. essere. Ok, allora, secondo te dopo questo corso sei in grado di andare più veloce? Questa domanda non l'ho mai fatta. Secondo me no. Più che altro perché è un Andiamo a corso. sinistra intanto, Ok. specchietti, sempre tre. Non è un corso che si basa sul saper andare veloci, ma su come reagire in caso di diverse situazioni abbastanza spiacevoli che potrebbero capitarti in strada. Ok, adesso controlliamo bene. Ottimo, ottimo. E l'hai raccontato ai tuoi amici? Sì, che anche certi amici che hanno già la patente e hanno detto che è stato molto utile, solo che le loro autoscuole non facevano questo corso gratuito. Quindi. Bene, bene, bene. La prova che ti è piaciuta di più? Allora c'era frenata con evitamento ostacolo, sovrasterzo e sottosterzo. Quale ti è piaciuta di più? Ok. A me è piaciuta di più la frenata con l'ostacolo. La frenata con evitamento ostacolo? Sì, Come perché credo che tra tutte le situazioni, cioè tra tutte le tre situazioni possibili, sia quella che magari potrebbe succedere più semplicemente, cioè più facilmente, dal momento che magari ci potrebbe essere manine sul volante. qualcosa che attraversa Destra. velocemente la strada e quindi potrebbe verificarsi più facilmente, credo. Ho E capito, poi anche controllo perché. sempre gli specchietti, mi raccomando, non giro la precedenza. Si intervista, ma si lavora sempre Non è abbastanza semplice. Ok. Quindi questo è, hai capito te come chi l'ha provato, che non è un corso per andare più veloce, non è un corso che ti permette di fare cose che normalmente non si Sì, non fanno. ti insegnano a Si guidare. fanno cose che durante le guide non è che si possono fare perché andare in sovrasterzo e Non è sottosterzo durante le abbastanza. esercitazioni non è bello e simpatico. Ok, precedenza. Ok, bravo al pedone, andiamo. Ma è un corso per rendersi più consapevoli di quello che può succedere in giro per Sì. strada, anche perché la velocità che abbiamo avuto durante il corso, le Erano velocità che si abbastanza basse. raggiungevano, abbastanza basse, evitamento ostacolo, siamo sui 40 all'ora, ok? Sovrasterzo, sottosterzo, anche lì poco meno i 40, quindi non è che c'è necessario avere queste grandissime velocità per rischiare di fare un incidente, possono succedere anche a bassa velocità. Bene, ultima domanda, quasi 5 minuti. Ultima domanda, un aggettivo su questo corso? Interessante, molto interessante. Molto interessante, ok. Bene, e lui era quello che mancava del corso del 19 Sì. dicembre del 2022. Ciao!
E questa era l'ultima intervista che mancava del corso del 19 dicembre del 2022. Non ha guidato poi così male, dai. Come sempre succede solo nell'autoscuola in cui vai, succede solo all'autoscuola mantica. Penso però che dimenticarsi di qualcuno da intervistare succeda solo all'autoscuola mantica. Vabbè, vediamo di non farla capitare la prossima volta. Ciao!